È ancora lunga da qui all'anno prossimo. Durante i prossimi giorni conosceremo un po' meglio le Radeon, le big navi che dovrebbero uscire sul mercato ufficialmente il 18 di questo mese, ma non è finita la storia. No, perché chiaramente tutto questo, big navi e la presentazione di AMD, ha dato semplicemente inizio al solito ping pong di presentazioni e lanci di schede nuove che abbiamo già vissuto qualche anno fa, un paio di anni fa, ma in realtà anche l'anno scorso. Quindi è lunga ancora la strada per arrivare alla fine, al completamento di entrambe le lineup per quanto riguarda sia le Radeon, le big navi, sia le RTX 3000. E proprio di RTX 3000 parlo in questo video, come avrete capito anche dal titolo, perché negli scorsi giorni è uscita fuori un'indiscrezione riguardante non la fascia bassa, quindi non schede che devono completare la lineup da quel lato, ma la fascia alta, perché ovviamente la presentazione di Big Navi e delle 6800, 6800 XT, 6900 XT hanno un pochettino mescolato, rimescolato le carte in tavola. Probabilmente Nvidia non si aspettava una competizione così forte da parte di AMD, quindi la 6900 XT paragonata alla 3090, che era una scheda che oggettivamente in pochi si aspettavano potesse essere raggiungibile già subito quest'anno, diciamo, beh, forse questa 6900 XT crea un po' di problemi a livello di immagine. Per questo sembra si stia pensando a una 3080 Ti. Se ricordate, durante le varie recensioni dell'RTX 3000 ne abbiamo parlato della 3080 Ti, abbiamo parlato di come fosse praticamente scontato che Nvidia prima o poi ne presentasse una, poiché la fascia dalla 3080 alla 3090 era una bella fettozza di mercato, una bella fettozza di budget, scoperta praticamente dai 720, che è stato il prezzo annunciato per la 3080, ai 1500, ce ne passano di soldi. Quindi in mezzo era più che plausibile ipotizzare che arrivasse una scheda, e tra una 3080 e la 3090 ovviamente ci sta la 3080 Ti. Comunque, fatto sta che le voci parlano di questo modello di scheda che, nella buona sostanza, dovrebbe andare esattamente come una 3090, ma avendo qualche caratteristica in meno. Si parla infatti di una dotazione di memoria non di 24 giga, che, come abbiamo già detto più e più volte, sono più del necessario per la stragrande maggioranza degli utilizzi. L'unico campo applicativo in cui abbiamo trovato qualche tipo di senso è il gaming in 8K o i campi applicativi di render particolarmente intensi con progetti davvero giganteschi e applicazioni di effetti davvero massive, ma con 20 giga al posto appunto dei 24 sulla 3090, perché chiaramente anche a livello di immagine molto probabilmente il fatto che le Radeon abbiano 16 giga per tutte le SKU deve essere in qualche modo sorpassato, quindi 20 giga per non arrivare ai 24, per tagliare un po' i costi, eccetera eccetera. In questo caso però non potenti come quelli montati sulla 90, bensì come quelli montati sulla 80, quindi con un'interfaccia a 320 bit per un bandwidth di memoria che raggiunge i 760 GB al secondo, a una velocità stimata che dovrebbe essere come quelle dell'80, quindi 19 gigabit per secondo, che poi possono essere overclockati, quello è un dato di fatto. Si è parlato anche della quantità di CUDA, che dovrebbe essere la medesima della 90, quindi oltre i 10.000 CUDA core, ma di altre specifiche tecniche trapelate non sembrano essercene per il momento. L'unica ipotesi conclusiva, diciamo, dei rumor girati nei giorni scorsi è il prezzo, che chiaramente va a incastrarsi praticamente in mezzo tra le due schede, dall'80 alla 90, sui circa $999, praticamente lo stesso identico prezzo dichiarato per la 6900 XT, rendendo chiaramente questa 3080 Ti molto competitiva e con qualcosa in più da offrire, perché non abbiamo ancora visto bene tutte le prestazioni relative alle schede Radeon, abbiamo visto solo quello che ci è stato mostrato da AMD per il momento, però possiamo appunto ipotizzare che in ray tracing il lavoro fatto da AMD non sia esattamente lo stesso fatto da Nvidia, quindi che ci sia ancora un vantaggio da quel punto di vista lì, e avendo una scheda venduta allo stesso identico prezzo è possibile che questa 3080 Ti competa davvero bene con la 6900 XT e vada un po' a oscurarla, tra virgolette. Ovviamente rimarrebbero intoccate molto probabilmente sia 3080 che 3070, che vanno a competere con gli altri due modelli della fascia, quindi la 6800 e 6800 XT. Si è mormorato già tante volte di una 3070 Ti, ma anche qui
man mano che vanno avanti i mesi è sempre meno ipotizzabile in un certo senso, anche perché comunque la 3070 va, o meglio dovrebbe andare un po' meno di quella che uscirà la 6800, però di fatto costerebbe anche qualcosina di meno, quindi non dovrebbe essere particolarmente problematico per Nvidia. Rimane il fatto che in passato, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, abbiamo visto come i prezzi da parte delle aziende possano essere modificati, a scendere ovviamente, per andare a competere un po' meglio con le alternative della casa concorrente. Quindi potremmo aspettarci qualcosa anche da quel lato lì, anche se in questo caso specifico, con le disponibilità che non sono poi questo granché, questi problemi ancora a reperire le schede e tanta gente che è in coda attendendo la propria scheda, è difficile che i prezzi vengano cambiati in questo momento. Perlomeno fino a che non ci sarà una disponibilità più alta. Insomma, c'è tanto ancora di cui parlare da qui alla fine dell'anno, ma soprattutto la previsione per questa 3080 Ti è gennaio dell'anno prossimo, quindi un paio di mesi ancora. Però c'è tanta carne al fuoco da qui a gennaio dell'anno prossimo, quindi rimanete con noi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questi rumor, che cosa vorreste vedere dalla lineup di Nvidia e di AMD. Lo so che vorreste più schede in commercio, però quello purtroppo è il 2020. E scrivetemi tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Io qua in descrizione vi lascio alcuni link alle fonti che ho preso per trattare questo argomento e un paio di link utili per seguirci sui social, su Amazon, eccetera, eccetera. Fate quello che volete, noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!